come risponde alle accuse di Fratelli d'Italia che ieri in conferenza stampa denunciano questi 50 milioni di euro per l'area di Bagnoli, di cui non si avrebbe notizie dal 2011 oggi nel No, bilancio? noi tutto quello che abbiamo fatto sta lì, quindi non abbiamo nessun arretrato e nessuna responsabilità politica su Bagnoli. È chiaro, in città si può e si deve fare sempre di più, ma non ci sentiamo responsabili. In questi giorni ho detto chiaramente, con molta durezza e credo anche con molta chiarezza, i responsabili di questa situazione di Bagnoli. Dovrebbero saperle anche i Fratelli d'Italia. Sindaco, lei l'altro giorno ha incontrato Stefano Fassina, ha Sì. parlato adesso di cambiamenti politici. In vista dell'anno prossimo delle elezioni c'è la possibilità di, diciamo, correre insieme per Palazzo San Giacomo? Ma innanzitutto è stato un buon incontro e a me fa sempre piacere, da sindaco, da persona che fa politica e facendo il sindaco di Napoli, non posso che avere una visione nazionale. È stato un incontro importante, un incontro interessante, si è aperto un dialogo significativo, ci saranno dei passaggi importanti in autunno, si è riconosciuta che l'esperienza di Napoli rappresenta un'anomalia nel panorama nazionale. Perché governando applichiamo pratiche che con i fatti sono contro l'austerità del liberismo renziano che fa seguito ai governi Letta, Monti e Berlusconi in perfetta continuità, che proviamo a scrivere pratiche economiche, culturali, sociali diverse, che Napoli può rappresentare anche un punto di riferimento per i tanti sindaci del sud che non mantengono le mani solo in tasca oneste, ma si rimboccano le maniche e cercano di faticare, dando dignità al proprio territorio senza lamentarsi ma autodeterminandosi da soli. Siamo un altro sud, è già nato un altro sud e Renzi se ne dovrebbe accorgere. Quindi siamo interessati al fatto che a sinistra possa nascere qualcosa di nuovo, purché appunto non sia la riproposizione di errori del passato, penso alla Rivoluzione Civile, penso alle liste arcobaleno e alle altre cose anche recenti. Quindi se questo accade io credo che si può creare non solo un dialogo ma anche una prospettiva da stare insieme anche nel momento in cui inizia un'avventura politica. Fermo restando che io mi contraddistinguerò soprattutto nell'interlocuzione con i movimenti popolari. Io credo sempre di più che la linfa finale di questa sindacatura e la forza decisiva per la prossima campagna elettorale sarà l'interlocuzione con il popolo, quindi una visione completamente diversa nello schema politico tradizionale. Poi se su questi temi alcune forze politiche si vogliono presentare oggi come nuve ci stanno a un dialogo, va bene. Napoli è piena di movimenti popolari, è pieno di un protagonismo politico dal basso, esperienze di autogestione, di autogoverno, centri sociali, movimenti molto attivi, penso alle esperienze di protagonismo sociale, culturale e politico che ci vengono riconosciute a livello internazionale e che noi sosteniamo, che qualcuno chiama illegali, io chiamo invece processi di liberazione di luoghi abbandonati da tempo. Penso anche al dialogo col Movimento 5 Stelle, assolutamente sì. Credo che sia un dialogo importante che si deve fare su fatti concreti, senza preclusioni né passi in avanti troppo lunghi. Penso alle cose concrete che si possono fare. Penso al documento che abbiamo scritto l'altro giorno contro le trivellazioni, penso a quello che faremo sull'acqua pubblica, quello che si può fare sui beni comuni e io credo che oggi c'è bisogno di tanto dialogo tra chi è contro il sistema criminale, il sistema dello sblocca Italia, le loro differenze, il sistema mafioso, il sistema ultraliberista, il sistema renziano che fa macelleria sociale, che distrugge la scuola pubblica, che attenta ogni giorno alla Costituzione con leggi ordinarie. Quindi è il momento in cui, quando c'è una involuzione autoritaria e una torsione pericolosamente accentatrice, si deve fare una resistenza. E quando si resiste, le forze si uniscono. È la storia che lo insegna, quindi vediamo chi ci vuole stare. Io ci sto a fare autocritiche e passi in avanti, quindi scriveremo nei prossimi mesi delle pagine sicuramente di novità nella città di Napoli.